Buongiorno a tutti, eccoci qui per un'altra puntata della nostra rubrica Libri Liberi, con un'altra amica, un'amica direi di lunga data. Ci siamo conosciute qualche settimana fa, nel senso che abbiamo cominciato a interagire, ma abbiamo scoperto reciprocamente che io la seguo da anni e lei segue me da anni, quindi po possiamo proprio parlare di un'amicizia, forse virtuale. Sapete che in questa rubrica si parla solo di libri in sintonia con Ho Oponopono occidentale e oggi siamo qui con Francesca Guidi. Ciao a tutti, ciao, grazie Giovanna. Francesca ha scritto recentissimamente, è uscito a novembre, ottobre-novembre, questo libro che si chiama Trasforma la tua realtà ed è bellissimo. Lo trovate su Amazon, troverete il link in calce, ma è la punta dell'iceberg di un percorso molto più articolato da fare online, se non ho capito male. Adesso magari durante questa chiacchierata ne parleremo meglio. Ecco, Trasforma la tua realtà è il tema della puntata di oggi. Francesca Guidi ce lo presenta velocemente e poi approfondiremo i dettagli. Sì, tanto io ti ringrazio tantissimo per questa occasione che mi stai dando. Io sono una tua grandissima ammiratrice, oltre che un'amica virtuale, quindi per me oggi è aver manifestato un desiderio che avevo nell'anima da tantissimo tempo, cioè di essere qui con te a parlare. È veramente bello, è veramente emozionante per me. Hai detto benissimo, è proprio la punta dell'iceberg di un percorso più articolato che è formato da un manuale, un mazzo di carte e un gruppo Facebook con contenuti speciali. E questo piccolo libro, Trasforma la tua realtà, diciamo che è per chi ancora non se la sente di immergersi a capofitto nel percorso poi di 90 giorni che si chiama Creator Card e introduce il lavoro che poi uno andrà a fare. Intanto fa chiarezza su alcuni aspetti che fanno parte delle mie scoperte, tra virgolette, di 25 anni di ricerca e mette un po' i puntini sulle i rispetto a come si sono collocati certi libri sulla crescita spirituale nella mia vita, o libri di cosiddetti New Age come The Secret, o tutta la letteratura che poi è scaturita da questo potentissimo successo internazionale, e lo colloca però in una prospettiva più ampia, che è quella di una spiritualità un pochino più legata alle tradizioni spirituali più antiche dei popoli, tra cui anche Ho Oponopono, anche se non è citato direttamente, però mi sento molto vicina a questa visione della vita, a questa filosofia, anche perché ti seguo Grazie. e quindi ho potuto approfondire bene, bene, bene con te, insomma. E poi soprattutto sono una di quelle persone che non si accontenta di conoscere in generale le cose a livello teorico, a livello mentale, ma sono un po' un panzer. Io mi butto nella pratica le cose e cerco di sperimentare, sperimentare, vedere se funziona. A me, se non altro, funzionano le cose su di me. E quindi mi sento di soltanto, diciamo, di parlare di che cosa realmente ho sperimentato e ho messo in pratica. Io l'ho letto questo libricino perché vedete è un libricino che si legge velocemente e sapete che ho letto tante cose. Trasforma la tua realtà, dal mio punto di vista, ha un potentissimo valore aggiunto che è appunto quello che sta dicendo Francesca, cioè si sente profondamente che scaturisce da un'esperienza. Francesca non ci sta parlando di qualcosa che ha letto, che ha sentito dire. Io non ho fatto il percorso a cui è legato il libro, ho letto solo il libro. E questo libro è un libro diverso rispetto alla mole di letteratura che è stata scritta sulla legge di attrazione e sull'influenza che l'essere umano ha sulla realtà. È un libro molto pratico, con esercizi e con il suggerimento a prendere in mano la propria vita, ma prenderla in mano proprio materialmente e
il suggerimento pratico a farlo, che deriva da qualcuno che c'è prepotentemente passato in mezzo. Questo si respira in ogni pagina per quanto riguarda la visione del lettore, diciamo così. Poi, appunto, quello che ci sta dicendo Francesca ci fa capire come mai è arrivata ad ottenere un risultato così potente e così condivisibile. Perché tante volte si parla teorie, discorsi, eccetera, ma non si arriva al cuore delle cose. Invece, quando ci si mette in gioco in prima persona e si parla anche di teorie, ma attraverso il filtro della nostra esperienza, della nostra, vorrei dire individualità, individualità intesa come parte del tutto. Si ottengono questi risultati preziosi, a mio avviso. Beh, grazie mille. Sì, per me è assolutamente fondamentale partire da questo, ma lo vedo anche in te, insomma, quello che trasmetti proprio ha una vibrazione che è molto profonda, che deriva proprio da un aver interiorizzato certe conoscenze e averle soprattutto praticarle. E questa, secondo me, è la differenza oggi che fa sì che, insomma, una cosa abbia valore. O non ce l'abbia. Poi questa ovviamente mi rifletto in te e ovviamente è un mio punto di vista, sono Ciao. mie esperienze, mie idee, non ho la verità in tasca, però se non altro è un'operazione che sento autentica, proprio perché è carne, è sangue, è vita, insomma. Francesca, senti, ho una curiosità. Ci racconti un po' come sei arrivata a diventare una scrittrice, qual è stato un po' il tuo percorso che ti ha portato, chiaramente una scrittrice perché hai pubblicato un libro, ma scrivi da tanto tempo, appunto io ti seguo nei social e tante volte mi ritrovo a quasi dire, ma cavolo, vorrei averla scritta io questa cosa, tanto mi rispecchia. E quindi scrivi da tempo, evidentemente quella della scrittura è una tua dote, un tuo talento. Ma com'è che sei arrivata ad avere l'esigenza di scrivere un libro e questo libro? Allora, io sono sempre stata, fin da piccolissima, sono sempre stata molto in contatto con alcune immagini che poi si stanno realizzando nella mia vita, stanno comparendo nella mia vita, come quella appunto della scrittura, dello scrivere un libro o più libri. Ecco, io fin da piccolissima mi immaginavo proprio in questi panni, in queste vesti. Wow, è proprio il tuo talento. Fantasticavo molto su questa esperienza che avrei voluto vivere, insomma. Però per un lungo periodo, diciamo che poi ho preso completamente altre strade. Per tanti anni, per 14 anni, ho fatto l'attrice in teatro, e anche quello era un altro mio sogno. Quindi comunque il filo conduttore era la comunicazione in generale. Poi le varie forme che ha preso, insomma, ha preso varie forme di... Anche tra l'altro nel business nei vari business di network marketing che ho portato avanti, il fattore comunicazione era sempre abbastanza fondamentale. Però ecco, se vado a ritroso, le primissime immagini che mi gravitavano nella mente erano quelle proprio dello scrivere, di comunicare di spiritualità, di energie sottili, di crescita interiore, eccetera, ecco. Però non sapevo che forma poi avrebbe trovato questo desiderio, insomma, non immaginavo assolutamente poi tutto questo nei particolari, ecco. Erano semplicemente intuizioni, erano semplicemente suggestioni, insomma. Negli primi anni, proprio forse nel 2000, sono venuta in contatto con un libro che era La profezia di Celestino, non so. Che è stato un po' per la nostra generazione un must per chi era interessato di spiritualità, eccetera. Però, diciamo, con tutta la sua semplicità, adesso se lo rileggo un po' mi fa sorridere e tutto, però è stato fondamentale per me perché mi ha dato un po' la spinta per iniziare a sperimentare, a mettere in pratica, approfondire. E da lì poi una serie di incontri fortunati con persone che mi hanno veramente ispirata tantissimo. Incontri anche con altri libri, con altre letture, con altri maestri, eccetera. Quindi poi da lì piano pianino il cammino si è
spiegato in un certo modo, però fino a pochi anni fa io facevo tutt'altro, pur considerandomi una persona comunque spirituale, eccetera, però ho sempre fatto tutt'altro, ecco, rispetto a quello che sto facendo adesso. Quindi per me è il coronamento di una, mi sento di dire, di una missione, anche se chissà chi può dirlo, insomma. Quindi così, però sento che è parte di un mio cammino, di un qualcosa che era già scritto in un certo senso. Ecco, direi che anche questo ci assorella, diciamo così, perché sì, il mio percorso è stato simile, dal fare tutt'altro al trovarsi nel flusso di essere direzionati qui. E quindi probabilmente era la strada da seguire. Ti racconto un piccolo aneddoto sulla profezia di Celestino, che effettivamente, come dici tu, per me è stato il libro Galeotto, nel senso che da lì c'è stato un click che ho cominciato a pensare che se le cose stavano come diceva questo libro, le cose si spiegavano. E mi ricordo che quando l'ho letto, appunto, e ho cominciato a fare certo tipo di ragionamenti, gliel'ho proposto a mia mamma, che è un personaggio importante nella mia formazione, e la quale ha cominciato a leggerlo e non è arrivata in fondo perché mi ha detto che era un libro di fantascienza che non aveva nessun fondamento e che lei a sentire descrivere tante sciocchezze una dietro l'altra non riusciva. Quindi per dire come, in base a come uno è, un libro può essere la rivelazione e per un altro invece è proprio... ecco, fantasia. Fantasia, appunto, fantascienza l'ha definito. Senza che irrita anche, magari. Sì, esatto. Quindi, detto questo, Francesca, nel flusso sei arrivata a realizzare questo percorso, che è un po' quello che non sono mai riuscita a fare io e che vorrei arrivare a fare, quello proprio di riuscire a proporre. Io ho sempre pensato a una membership in cui le persone entrano dentro una sorta di community e si lavora insieme. Ecco, tu sei riuscita a farlo. Pensi che sia un percorso per tutti? Allora, potenzialmente qualsiasi persona è completamente, secondo me, dotata di quegli strumenti per poter affrontare qualsiasi percorso spirituale reale e qualsiasi percorso di evoluzione spirituale, in quanto essere umano proprio. Mi rendo conto che se ad oggi ancora sei dell'idea che tutto quello che viviamo è fuori di te, è oggettivo, materiale, lo subisci, tu sei un individuo distaccato dal tutto, eccetera, se stai fermo un pochino al materialismo imperante, insomma, è un salto un po' troppo grosso da fare. Insomma, io ovviamente parto dalle basi, però bisogna che ci sia quella sorta di predisposizione che dice di te ad accogliere. Però per una persona che già in un cammino spirituale, una persona che ha già aperto quel canale lì, proprio perché si parte proprio dalla base fino a passare magari a degli stadi di evoluzione un pochino più alti, un pochino più oltre magari tutta la letteratura di The Secret, eccetera, assolutamente sì, un percorso fattibilissimo, semplice, fatto di piccoli rituali quotidiani, che per me sono importantissime al solito per il discorso che facevamo prima, altrimenti rimane tutto a un livello teorico e non si cambia nulla. Quindi sì, c'è da fare questa distinzione qua, ma semplicemente perché poi ognuno ha i suoi tempi. Cioè, una persona che oggi è semplicemente concentrata più su considerare la realtà come oggettiva, materiale, eccetera, magari non è il suo momento adesso di intraprendere un percorso spirituale, magari più avanti o magari in un'altra vita. Insomma, prima o poi ci arriviamo tutti, e poi io non sono arrivata da nessuna parte, ci tengo a sottolinearlo, siamo tutti in cammino, in crescita, quindi ognuno è nel suo momento migliore, ecco.
dove deve essere, è il momento migliore di dove deve essere. Insomma. Per lo strumento che è venuto a incarnare, appunto, come ripetiamo spesso. E visto che hai accennato a questa cosa, seguendoti da tempo, a me, ma anche in base a quello che tu dici del tuo passato, del tuo percorso, eccetera, mi pare un po' di aver individuato che tu hai fatto un percorso, appunto, sulla lunghezza d'onda di The Secret, per capirci, della legge di attrazione e di come è stata proposta a cavallo tra il 2010, diciamo così, dal 2007 in avanti. A un certo momento però tu hai fatto un salto e sei andata oltre The Secret, quindi non più solo la legge di attrazione e come metterla in pratica, ma la consapevolezza che non c'è nulla da mettere in pratica, perché la legge di attrazione è la legge che regola il nostro meccanismo. Come hai fatto questo salto? Cos'è che ti ha spinto ad andare oltre The Secret? Per quanto mi riguarda, il desiderio di essere felice, perché mi ero resa conto che sì, io appunto applicando in maniera minuziosa qualsiasi consiglio leggessi in quel tipo di letteratura, arrivavo a manifestare cose anche in maniera piuttosto miracolosa, no? L'abbiamo sperimentato, si può veramente arrivare a manipolare la realtà in un certo modo per cui ti sembra di generare veri e propri miracoli, forse sono miracoli o qualcosa che ancora non siamo riusciti a spiegare scientificamente. Però poi non ero felice, perché passavo semplicemente da una manifestazione all'altra, da un desiderio realizzato all'altro, il che va benissimo, non c'è niente di sbagliato, ma semplicemente per rendermi conto che poi avevo bisogno di altro, avevo bisogno di mettermi in cammino per realizzare qualcosa di più profondo. Chiamala missione dell'anima, chiamala appunto la tua felicità, eccetera. E quindi lì mi sono imbattuta prima nel buddismo giapponese, poi nel buddismo tibetano, un po' nell'induismo, poi ho riscoperto il cristianesimo esoterico, eccetera. E mi sono proprio resa conto che quei desideri che io realmente cercavo di manifestare a partire da un desiderio mentale, da uno sforzo mentale o un desiderio, chiamalo, dell'ego, imposto magari da una società in cui vivevo, la famiglia, poi sì, arrivata a realizzarlo, mi dava quella felicità momentanea, poi la vita, bam, mi ributtava prepotentemente verso quella che invece era un cammino più in sintonia con i veri desideri della mia anima, con i desideri profondi. Ma ti potrei raccontare tantissimi episodi in cui realmente dopo la manifestazione tutto svaniva e ritornavo di nuovo sul sentiero che evidentemente la mia anima aveva scelto al momento di incarnarsi, insomma, almeno quello che percepivo essere. Realizzare per me un desiderio dopo l'altro, ma continuare ad essere la persona infelice che ero, la persona senza una direzione, senza una meta, senza un senso delle cose che faceva, non aveva significato. Per cui a quel punto, ecco, per disperazione, proprio per questa profonda infelicità che mi portavo dietro dalla infanzia, poi adolescenza, eccetera, chiamali traumi di bullismo infantili, cose di questo genere, che ovviamente prima vivevo come vittima. Ecco, proprio grazie a questi episodi mi sono messa a cercare qualcosa di più, mi sono messa a cercare qualcosa veramente che desse senso alla mia vita e riempisse profondamente la mia esistenza. E lì tutto è cambiato, tutto è cominciato a cambiare. Ho scoperto il piacere della resa, del surrender, non tanto dell'abbandono, dello sventolare la bandiera bianca, no? Si pensa sempre mi arrendo, ok, mi lascio trasportare dai venti da una parte e dall'altra, no. La resa è fidarsi, proprio che c'è questo flusso che ti trasporta, dove ti deve trasportare sicuramente verso amore, verso il bene. E così è sempre stato, ma in maniera proprio impeccabile. Tant'è che qualche anno fa, quando uno dei miei business online ha raggiunto dei livelli stupendi a livello economico, mi sembrava che tutto andasse benissimo nella mia vita, nonostante sentissi questa profonda insoddisfazione, però oggettivamente i risultati
c'erano, mi ricordo che un giorno misi in pratica proprio fino in fondo l'Oponopono, tra l'altro, e te l'avevo forse raccontato in un messaggio, col mio solito fare da panzer, da kamikaze, mi sono detta: adesso facciamo un esperimento spirituale. Oggi, dalla mattina alla sera, ti metti a praticare Ho'oponopono e soprattutto non permetti a nessun pensiero parassita, nessun condizionamento, nessuna cosa esterna di influenzarti in questa pratica. E con una tale proprio precisione, un tale sforzo mentale anche lì, mi sono messa a praticare. Fino a che a un certo punto proprio qualcosa si è sciolto dentro di me, ho proprio sentito mollare gli ormeggi, mollare questa sorta di controllo che avevo sulla mia vita, di proprio lasciarmi andare, un affidarmi a qualcosa di più grande. Ed è stato bellissimo, è stato indescrivibile, a parole non si può descrivere, è uno stato che ovviamente si sente a un certo punto, è una sorta di espansione della consapevolezza, eccetera. Con te ovviamente sfondo una porta aperta. Quel giorno, anzi il giorno dopo, successe un casino. Ecco. Un vero casino, quello che pensavo fosse un casino. Arrivò un giornalista, di cui ovviamente non faccio il nome, che era seguitissima, popolarissima sui social e letteralmente infangò l'azienda per cui lavoravo, con calunnie varie. E il post che pubblicò su Facebook fu condiviso una cosa come milioni di volte. Mamma mia. In quel momento ho detto: adesso è la fine del business come lo conoscevo, adesso iniziano i problemi. E infatti in un anno è stata una valanga, proprio un a scatafasso verso fatturati enormi alla fame. È stato proprio un distruggersi, un gretolarsi delle certezze. Ovviamente forte dell'esperienza della resa, forte delle esperienze spirituali che stavo acquisendo, ho iniziato un dialogo con questi eventi catastrofici che stavano succedendo, ho iniziato a proprio mettermi davanti a loro con questa sorta di bene, è così, sia fatta la vostra volontà, c'è un bene dietro a tutto questo, tutto quello che sta succedendo. Ovviamente soffro come un cane perché vedo sgretolarsi le fondamenta proprio della mia esistenza, le certezze, tutto quello che avevo creduto la mia vita da lì all'infinito, però mi fido e mi affido e mi sono ritrovata poi finalmente a piano piano a vivere della mia grande passione, che è quella di comunicare alle persone. Ovviamente te la faccio in breve, ci sono state tante attitudini, tanta una costruzione lenta, eccetera, però mi sono ritrovata a fare quello che sogniamo di fare da una vita in realtà, cioè proprio trasmettere alle persone quello che scopro a livello spirituale e quindi finalmente alzarmi la mattina con un senso di pienezza vitale, riscoprire che cos'è la vera abbondanza, non quella che pensavo che fosse, e essere un po' più felice, ecco, sicuramente un po' più felice. Beh, Francesca, che bello, è bellissimo, col senno di poi ovviamente, parlare di queste cose e riconoscere quello che è stato, ma è bellissimo ancora una volta vedere come siamo qui per riconoscerci, per riuscire a vedere in noi la nostra reale identità, la nostra vera essenza, che è amore, e che il più delle volte appunto non vediamo e non abbiamo nessun interesse a vedere. Quando invece, appunto, come hai descritto magistralmente in questa tua esperienza così toccante, perché in qualche momento mi sono venuti i brividi, la vita ti costringe a vedere chi sei, a lavorare per vedere chi sei, perché è questo che siamo venuti a fare. E è vero che ci sono tanti umani che passano tutta la loro esistenza a non farlo mai, ma allora succede proprio che magari raggiungi anche degli obiettivi materiali importanti o ti sembra di aver raggiunto, di aver coronato i tuoi progetti, ma non sei felice.
ma continui ad avere quella inquietudine, quel senso di non essere al posto giusto. E quindi puoi avere 8 Mercedes in garage, però non stai bene. Esatto. E la vita ti continua a darti degli input, poi probabilmente tu hai una missione, o meglio, sai che io penso che tutti abbiamo la stessa missione, che è quella di essere felici e di riconoscere di essere amore, quella ce l'abbiamo tutti. Poi ognuno di noi ha determinati talenti che il mettere in pratica i quali ci consente appunto di stare bene, di essere soddisfatti, di essere in armonia con noi stessi e quindi di arrivare a riconoscerci per quella che io definisco la strada della gioia invece che percorrere la via della sofferenza. E probabilmente i tuoi talenti erano ormai impellenti, per cui la vita ha deciso di sgretolare tutto quello che avevi costruito fino a quel momento, perché l'avevi costruito magari bene, correttamente, in maniera efficace, ma non era quello che ti avrebbe permesso di fare il bene dell'umanità, perché alla fine, quando noi siamo centrati, quando noi siamo in armonia con noi stessi, noi stiamo contribuendo al benessere del mondo. Assolutamente. Perché appunto il mondo è un riflesso di quello che noi siamo, e quindi più noi siamo centrati e in armonia, più vediamo appunto fuori il manifestarsi di queste stesse cose. E sentirlo raccontare così è molto interessante e anche importante per chi ci ascolta, per poter capire che appunto non stiamo parlando di aria fritta o di cose scritte magari anche nelle sacre scritture, ma in realtà stiamo dicendo quello che abbiamo sperimentato magari attraverso una conoscenza che però l'esperienza ha trasformato in quella che io definisco saggezza, appunto. E forse proprio questa saggezza, chiamiamola così umilmente, è quella che ti porta ad essere quella voce fuori dal coro che in effetti sei. Ma io ti ringrazio, per me, ripeto, detto da te è un complimentone. Io mi prendo questo complimento o questa tua constatazione. Effettivamente mi sento in parte una voce fuori dal coro rispetto alla situazione che vedo un po' in generale in questo momento. Mi capita di sentire sempre una sorta di slogan in generale nel mondo della spiritualità in questo preciso momento storico, ovvero se sei risvegliato perché adesso capisci che il tal politico, la tale situazione, chi sono veramente, sono cadute le maschere, adesso li vedi per quello che veramente sono. Allora, intanto penso che cioè è da millenni che alla fine basta guardare un attimo e vedi che insomma ci sono delle situazioni che implicano abusi di potere, ingerenze, cose varie. Quindi non si è scoperto granché. No. Ma penso che il vero risveglio, casomai, sia un altro, sia molto più profondo. Il vero risveglio per me è capire che proprio dietro a tutte le maschere che vediamo c'è amore e questo a volte fa arrabbiare le persone, quando tra l'altro perdo anche followers, va bene così. Siamo un po' in questa sorta di diatriba, noi contro voi, voi contro noi, insomma è un po' questo, che per carità lotta le lotte che devi lottare, fai tutte le battaglie che vuoi, ma con la consapevolezza, di nuovo a mio parere, che stai interpretando un personaggio nel gioco della vita, che ti serve un avversario per poter sviluppare, per poter tirar fuori il tuo meglio, anche se c'è dolore, che realmente si tratta di sviluppare quello che è amore incondizionato, il che non significa subire, volgere l'altra guancia, eccetera, insomma significa partire da una consapevolezza di base, che tutto quello che percepiamo è una manifestazione dell'amore. Anche il marito che ti fa le corna, anche o la moglie per par condicio. Anche, scusami, il business che si sgretola. Anche il business che si sgretola, il divino, il sacro, l'amore è anche lì, è soprattutto lì.
E quindi è ovviamente più difficile vederlo lì, è più facile vedere l'amore quando sei davanti al mare, quando cogli fiori in un bosco, ma no, se parti dal presupposto che è tutto amore e tutto è divino, allora lo devi vedere anche lì. E soprattutto quando lo vedi, gli eventi stessi, secondo me, prendono un braccetto e ti conducono verso quella che è la tua felicità. Non sono più qualcosa che ti schiaccia o ti spalta, ma è qualcosa che ti aiuta, ti serve, insomma. Almeno finora, per me, empiricamente parlando, ha funzionato sempre così. Sono molto, molto, molto d'accordo con quello che stai dicendo. Finché continuiamo a puntare il dito là fuori, i risvegliati siamo noi e gli altri poverini sono quelli a cui cadono le maschere. E intanto stiamo facendo continuamente una divisione, ma anche quando noi diciamo no, basta divisioni, siamo tutti fratelli, io sono tuo fratello, anche se tu poverino non capisci un accidente. Esatto, non è un modo diverso di dire la stessa cosa. Quindi finché continuiamo a puntare il dito là fuori, non avremo colto l'opportunità che questa contingenza sta mostrando, ma che, come dici, e guarda, ti bacerei, perché è quello che sostengo dall'inizio di questa situazione. E prima c'erano i vaccini ai bambini, e prima ancora c'erano gli immigrati, e prima ancora ce n'è sempre una. E tu dici giustamente, da millenni l'umanità è sempre la stessa. Sì. E il tipo di soprusi sono sempre gli stessi, bene o male. Allora, è possibile che non riusciamo a farci una domanda e dire, cavolo, se continuo a vivere sempre la stessa situazione, anche storicamente, ma cos'è che non sto vedendo di me? Esatto. Di me, non delle maschere degli altri, delle mie maschere. Esatto. Riuscissimo a spostare questa cavolo di attenzione su noi stessi. Forse avremo colto l'opportunità che anche questa contingenza veicola. Comunque, quello che sarà a ognuno l'invito a lavorare su se stesso profondamente e pienamente. Francesca, non vorrei annoiare le persone con le nostre chiacchiere troppo lunghe, anche se io starei qui ad ascoltarti tutto il giorno. Vogliamo dare qualche ultimo input riguardo al percorso che proponi, che secondo me è preziosissimo. Come funziona? Come si può fare per accedervi? E qualche indicazione pratica, visto che stiamo parlando di questioni pratiche. Ma allora, intanto, se le persone vogliono farsi proprio un'idea specifica di che cosa poi eventualmente andranno a fare e prendere già un po' di valore, secondo me un po' di valore acquistando consapevolezza di alcune tematiche, possono acquistare il libricino che hai fatto vedere e lì già capiscono poi eventualmente su cosa poter andare a lavorare grazie al percorso Creator Card. Sui miei canali social ci sono link ovunque praticamente a cui poter accedere, ma se no poi mi mandate un messaggio in privato o attraverso il sito realnesscreator.it oppure attraverso il canale YouTube o Instagram nel caso del messaggio privato, realnesscreator, o Facebook Francesca Guidi, e magari vi spiego meglio, insomma, poi vi faccio vedere come poter accedere in generale. Insomma, per me si tratta veramente di aver condensato 25 anni di esperimenti su di me e non ho la pretesa che questo percorso possa funzionare per tutti, ma sicuramente se ha funzionato per uno ha la potenzialità per fare qualcosa anche nelle vite degli altri, insomma, quindi mi sento di condividerlo a più non posso, insomma. Ecco, credo che poi alla fine dipenda tutto da noi stessi, nel senso, non può funzionare per tutti, ma se qualcuno si propone con cuore aperto e mente libera, non può che funzionare, perché parli di saggezze universali, di verità condivise, quindi si tratta solo di applicarle su se stessi. Poi se qualcuno invece cerca la strada perché un percorso, un abbonamento, un formatore ti risolva la vita, allora purtroppo per quelle persone non funzionerà. Qui sotto troverete, qui in calce, troverete chiaramente ovviamente il link per acquistare il libro, il link per
accedere al percorso di Francesca e naturalmente tutti i recapiti di Francesca, Facebook, Instagram, YouTube, in cui lei è molto, molto attiva, forse più di me, che è tutto dire. Diciamolo che io mi sono addormentata tante volte, addormentata, ma non nel senso che mi annoiavo, mi sono cullata verso il sonno con i tuoi video su YouTube. Per me il tuo Bravo, canale è fondamentale. quindi vi lasceremo tutti i recapiti di Francesca e il mio invito è quello di provate a seguirla. So che se lo farete non tornerete indietro, ma intanto provate senza impegno, con la certezza che se voleste potete tornare indietro in un attimo, con un clic appunto. Ecco, quindi Francesca, grazie, grazie, grazie per aver accettato il mio invito, grazie per la profondità con cui approcci sempre questi temi e prossimo libro, prossima intervista. Grazie, io ringrazio te, per me è un onore essere qua veramente, è un giorno da, per me da ricordare, una grande manifestazione di un desiderio profondo. Grazie Giovanna, veramente. Grazie, grazie a tutti e alla prossima.